Sempre in ogni luogo, a casa, sul lavoro, per la strada, si può diventare santi. Non scoraggiatevi a procedere lungo questo cammino. Dedicando la catechesi dell'udienza generale al tema della santità, il Pontefice ha rimarcato che ogni battezzato è chiamato a riscoprirsi in comunione con Dio nella pienezza della sua vita e del suo amore. La santità, dunque, non è una prerogativa soltanto di alcuni, ma un dono che viene offerto a tutti. Non conta essere un religioso o una religiosa, un padre o una madre, un battezzato o non sposato, un nonno o una nonna. Ogni stato di vita porta alla santità ed è nella testimonianza cristiana, nelle preoccupazioni di ogni giorno, che siamo chiamati a diventare santi. Se comprendiamo questo, tutto cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio, una signora va al mercato a fare le spese e trova un'altra vicina e cominciano a parlare e poi vengono le chiacchiere. E questa signora dice, no, io non sparlerò di nessuno. Quello è un passo alla santità. Questo ti aiuta a diventare più santo. Poi, a casa tua, il figlio ti chiede di parlare un po' delle sue cose fantasiose, o sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi, ma tu accomodati e ascolta tuo figlio, che ha bisogno, e tu ti accomodi, lo ascolti con pazienza, questo è un passo alla santità. Poi vado per strada, vedo un povero, un bisognoso, mi fermo, gli domando, gli do qualcosa, è un passo alla santità. Piccole cose sono piccoli passi verso la santità.